Benvenuti da TAF Channel News, la cronaca in apertura. Una giovane di Narni è stata strangolata e lasciata in un bosco. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di una prostituta africana e l'episodio è successo invece a Narni. Marcello Migliosi. Esclusa dal regolamento di conti nell'ambito del mondo della prostituzione, alla rapina, alla lite, al momento dai carabinieri del nucleo investigativo di Terni che indagano sull'omicidio della nigeriana di 27 anni trovata morta ieri nei pressi di un bosco a Stifone di Narni, lungo la statale Ortana. La giovane, conosciuta alle forze dell'ordine come prostituta, ma della quale è ancora in corso l'esatta identificazione, era stata trovata intorno alle 12 con un laccio di tessuto intorno al collo e i piedi legati con un maglione. L'autopsia, che sarà affidata nelle prossime ore dal sostituto procuratore Raffaella Gammarota al medico legale, non dovrebbe svolgersi prima di domani, anche per permettere di informare prima i parenti della straniera. Una prima ricognizione cadaverica svolta sul luogo del ritrovamento del corpo dal dottor Luigi Carlini avrebbe però confermato l'ipotesi di omicidio per strangolamento, probabilmente dopo una violenta aggressione. Per raccogliere elementi utili alle indagini, i carabinieri stanno rintracciando anche le amiche della giovane, risultata domiciliata a Roma, ma con un punto d'appoggio anche nel Ternano, che nella giornata di sabato ne hanno denunciato la scomparsa ai militari di Viterbo. Marcello Migliosi, TAF Channel News, Narni, Terni. Un commerciante di Città di Castello ha evaso il fisco per centinaia di migliaia di euro. Sentiamo. 9 persone denunciate per dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo e l'emissione di documenti inesistenti, un immobile sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore commerciale di oltre 150.000 euro e 570.000 euro di costi fittizi segnalati all'Agenzia delle Entrate. È risultato di una lunga attività di indagine anti-evasione fiscale durata diversi mesi, condotta dalle Fiamme Gialle di Città di Castello, che hanno scoperto l'attività illecita di un imprenditore dell'Alta Valle del Tevere operante nel settore del commercio e recupero di materiale ferroso. L'uomo aveva creato un'articolata rete che frodava in maniera sistematica il fisco attraverso l'emissione o l'utilizzazione, a seconda del soggetto, di fatture per operazioni inesistenti. Il tutto seguendo la più classica delle modalità dell'evasione fiscale, l'accordo con il soggetto emittente le false fatture, solitamente evasore totale, con contestuale restituzione delle somme pagate. I finanzieri tifernati hanno infatti accertato l'incasso dell'assegno presso gli istituti di credito quale forma di pagamento a fronte dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, con la contestuale restituzione delle somme all'utilizzatore delle stesse fatture. Attraverso riscontri contabili, controlli incrociati presso terzi, appostamenti e ripetuti sopralluoghi e con l'incrocio con le varie banche dati, hanno individuato, oltre al titolare dell'impresa, altri 8 soggetti economici implicati a vario titolo nel sistema di frode. Questa mattina è stato presentato a Palazzo Donini a Perugia il nuovo marchio di sostenibilità ambientale della regione dell'Umbria. Per noi Paolo Pianigiani. Non poteva che essere il cuore verde d'Italia a dotarsi, prima fra tutte le regioni italiane, del marchio di sostenibilità ambientale presentato oggi a Perugia, a Palazzo Donini, dalla presidente della regione Umbria, Catiuscia Marini. Investire nella sostenibilità ambientale è la chiave per accrescere la competitività delle imprese e del territorio. Questa è la ragione della scelta di proporre a quanti in Umbria mettono sul mercato beni, prodotti o servizi che sulla base di un apposito disciplinare potranno esibire un marchio a garanzia del rispetto dell'ambiente. Il marchio permette al cittadino e al consumatore di riconoscere che quell'azienda, quel prodotto o quel determinato processo è avvenuto secondo i requisiti che sono previsti dal disciplinare del marchio. Noi sappiamo che c'è sempre più un pubblico di consumatori e di cittadini che sono molto attenti ai processi ambientali. La concessione del riconoscimento da parte della società incaricata Green Innovation di Assisi sarà legata a requisiti come la riduzione di emissioni di gas a effetto serra, la raccolta differenziata dei rifiuti, la produzione energetica da fonti rinnovabili e l'abbassamento dei consumi idrici. Il marchio è pronto, quindi da oggi, andando sul sito internet della Regione Umbria,
sarà possibile individuare un'apposita sezione creata per il marchio e in questa sezione si trovano tutti i documenti utili ad attivare la procedura. Allora, in particolare, innanzitutto bisogna guardare all'interno del disciplinare tecnico in quale caso si è, perché come spiegava la Presidente Marini, il marchio è pensato per diverse tipologie di soggetti richiedenti. Paolo Pianigiani, TEF Channel News, Perugia. Pagina di economia e lavoro, cominciamo con iniziative dedicate al Natale, ormai alle porte. A Massa Martana è cominciata la quarta edizione del mercatino natalizio che animerà il centro storico nei due weekend dal 6 al 9, quindi quello appena trascorso, e ancora dal 14 al 16 dicembre. Sentiamo Paolo Pianigiani. Prodotti tipici agroalimentari, tante idee regalo artigianali, musica itinerante, iniziative per famiglie e bambini, visite guidate dei siti d'arte nel doppio appuntamento nei due weekend del 6, 9 e 14, 16 dicembre a Massa Martana, che con il mercatino natalizio anticipa l'ormai consolidata rassegna dedicata ai presepi d'Italia. La quarta edizione del mercatino natalizio vede al fianco dei produttori locali ospiti speciali direttamente dalla Svezia, con prepotenze culinarie e tante idee regalo. Il tutto in un'atmosfera vivace e accogliente che tra musica itinerante e iniziative per famiglie e bambini introdurrà festosamente al Natale. Le tipiche casette in legno, che caratterizzano in maniera esclusiva il mercatino natalizio massetano, ospitano numerosi espositori locali con un'ampia varietà di strenne e idee regalo, fra cui prodotti di artigianato artistico in ceramica e legno d'olivo, hobbistica come ricamo, uncinetto, decoupage e decori, maglierie e bigiotterie fatte a mano, giocattoli in legno e opere di pittori e scultori del territorio. Ma soprattutto il mercatino natalizio è occasione per riscoprire i sapori tipici della terra umbra, come vino, olio, salumi e l'impancabile nociata, un originale torrone bianco morbido e dolce tipico della zona del Massetano, confezionato in foglie di alloro. Prima volta l'edizione di quest'anno della mostra Mercato Tartufiamo che si è appena conclusa. Bianco e del peso straordinario di 440 grammi circa è il pregiato tubero ospite inatteso a Costacciaro in provincia di Perugia alla seconda edizione della mostra mercato del tartufo bianco pregiato e dei prodotti tipici del parco regionale del Monte Cucco. Manifestazione organizzata nell'ambito dell'iniziativa itinerante Tartufiamo promossa dall'omonima associazione di tartufai che si è chiusa ieri nella cittadina del parco. Tanti visitatori a Costacciaro, fra i quali sono arrivati anche dei compratori esteri dalla Russia e dalla Svizzera interessati al tartufo da record del valore di circa 5.000 euro. 15 gli stand rimasti aperti dalle 9.30 alle 20 con diverse iniziative collaterali, quali la visita alla grotta del parco regionale e la caccia al tartufo dedicata ai bambini. La fiera, ha spiegato uno degli organizzatori, è stata programmata in questi giorni nonostante in Italia ci siano molte manifestazioni analoghe, poiché è l'ultima luna in cui escono i tartufi. È stato un anno difficile per la siccità, è stato detto, ma siamo stati fortunati a trovare l'esemplare da quasi mezzo chilo pochi giorni fa sulle colline Euguino Gualdesi. Questa è la seconda edizione di questa iniziativa dell'associazione Tartufiamo. Noi abbiamo accolto l'invito appunto ad ospitare la manifestazione confermando e ritenendo appunto che il territorio vada valorizzato in tutti i suoi aspetti. Il nostro impegno da lunghi anni è concentrato sulla valorizzazione dell'ambiente in quanto ambiente privilegiato, ad esempio per la pratica degli sport all'aria aperta, per gli interessanti itinerari escursionistici, per la grotta di Monte Cucco, e l'enogastronomia è sicuramente un elemento complementare molto importante, quindi il tartufo non può che essere in questo panorama un'ulteriore testimonianza, anzi forse il testimone per eccellenza della qualità ambientale di questo territorio. E ci spostiamo invece a Foligno, dove si è conclusa l'edizione 2012 di Mieli in Umbria. Vediamo come è andata quest'anno nel servizio di Paola Costantini. Prossima edizione di Mieli in Umbria, festa dell'apicoltura ospitata nella corte di Palazzo Trinci a Foligno, in provincia di Perugia, promossa dall'Associazione Produttori Apisti Umbri APAO. L'evento era stato inaugurato venerdì 7 dicembre da Ezio Palini, funzionario del Servizio Agricoltura e Mercati del Comune di Foligno, e Vincenzo Panettieri, presidente della APAO. La mostra mercato del miele e dei prodotti dell'alveare ha dato spazio a 15 produttori umbri dalle 9 fino alle 13 e dalle 15 alle 19.30,
Le tante varietà del dolce prodotto sono state inoltre al centro della seconda e della terza giornata, dalle 11 alle 16, delle degustazioni guidate dei fiori del miele. Con questa edizione Miele in Umbria, ha commentato Enzo Palini, nata come semplice iniziativa dei produttori, raggiunge l'importante traguardo e continua a crescere grazie al sostegno di vari soggetti del territorio. C'è una difficoltà complessiva a far comprendere che l'apicoltura di per sé ha un valore molto importante dal punto di vista economico, perché contribuisce all'impollinazione di tante specie fruttifere e a mantenere la vita sul pianeta. Gli apicoltori umbri devono per questo trovare il modo di organizzarsi e costituire un punto di interesse permanente attorno all'apicoltura. Sì, risentiamo della crisi, ma è anche un momento, diciamo, questa manifestazione per confermare, oltre che la nostra volontà di essere sul mercato, anche una conferma della nostra proposta delle produzioni di quest'anno. Produzioni che sono sicuramente ottime, anzi, diciamo, la siccità, diciamo, fra i suoi aspetti negativi, ha quello positivo di aver fornito un prodotto più asciutto e quindi un prodotto che riesce anche a valorizzare meglio tutte le qualità organolettiche del nostro miele. Ed ora vediamo in tempo reale l'andamento dei mercati finanziari. Dopo le annunciate dimissioni di Mario Monti, crollano le borse in Italia. Il FTSE MIB della borsa di Milano al momento è in caduta libera a meno 3,56%. Vediamo gli indici europei, il DAX di Francoforte perde lo 0,55%, l'FT di Londra è in calo dello 0,23%, il CAC di Parigi è a meno 0,63%. Le chiusure americane di venerdì, il Nasdaq aveva chiuso con un ribasso dello 0,59%. Per quanto riguarda il mercato asiatico, vi mostriamo il Nikkei che è in rialzo dello 0,07%, il dato è riferito alle 7:49 ora italiana. Terza pagina in apertura, un omaggio alla grande poetessa Alda Merini, dal titolo L'amore di Alda è andato in scena al Teatro Torti di Bevagna in provincia di Perugia con la voce dell'attore teatrale Bastiolo, ma trapiantato a Roma, Michele Balducci. Vediamo. Un reading musicale, quale modo migliore per rendere omaggio ad una grande artista che della parola ha fatto il suo strumento di espressione, la poetessa Alda Merini? Lo hanno messo in scena l'attore teatrale e musicista Alessandro Fea insieme a Michele Balducci, attore di Bastia Umbra che dal 2010 tra cinema e teatro è anche impegnato nell'attività di drammaturgo con 3 opere teatrali al suo attivo. L'omaggio ad Alda Merini, ospitato al Teatro Torti di Bevagna, si intitola Spella amore di Alda e si propone di affrontare la poetica, la parola e i contenuti di una delle voci più potenti della poesia del Novecento attraverso i suoi stessi testi, le sue poesie, le sue riflessioni e i temi che ha affrontato nella sua vita. Per tornare dopo l'amore alle carezze dell'amore era facile ormai. E così la parola viene elaborata insieme a sonorità strumentali che spaziano dall'elettronico all'acustico nella continua ricerca di un tutt'uno e di un'unica linea emozionale attraverso l'uso della polistrumentalità che appoggia, segue e si interseca con la voce che viene recitata, cantata, interpretata, sonorizzata. Alda Merini è scomparsa il 1 novembre del 2009 all'età di 78 anni. Appena 2 anni prima aveva ottenuto una laurea honoris causa in teorie della comunicazione dei linguaggi, tenendo una lectio magistralis sui meandri tortuosi del suo vissuto. Elena Ballarani, TEF Channel News, Bevagna, Perugia. Vorrei che tu venissi a vedermi stasera qui, nel mio lettino tutto bianco. Io sto pensando a te. E ora ci spostiamo al Teatro Comunale di Todi, dove ieri sera il regista e alcuni degli attori del cast del film cinematografico Una famiglia perfetta, girata proprio nel Tuderte, hanno preso parte ad un dibattito preceduto ovviamente dalla visione del film.
Anche sugli schermi cinematografici, Todi continua ad esercitare un appeal irresistibile, scaturito anni fa dalla fortunata definizione di città più sostenibile del mondo coniata dal professore Levin dell'Università del Kentucky, origine di una notorietà internazionale tuttora viva. Così il regista Paolo Genovese, ormai tuderte di adozione, ha avuto l'idea di ambientare tra le mura amiche il suo ultimo film Una famiglia perfetta, appena uscito nelle sale italiane. Un film sostenuto dalle istituzioni umbre, a partire dalla regione rappresentata dalla presidente Catiuscia Marini, dalle categorie produttive, dalla cittadinanza, come ha dimostrato il tutto esaurito al Teatro Comunale per la proiezione del film alla presenza del regista e di alcuni attori. L'evento è stato propiziato dal sindaco di Todi, Carlo Rossini, e dal presidente del GAL Media Valle del Tevere, Walter Trivellizzi, che hanno colto l'occasione per trattare il tema Il paesaggio fra nuove realtà e tradizione, in cui il film assolve perfettamente al compito della promozione e valorizzazione territoriale. Il film, che ha per protagonista Sergio Castellitto ed un cast con, tra gli altri, Ilaria Occhini, Claudia Gerini, Carolina Crescentini, Francesca Neri e Marco Giallini, è ambientato durante le festività natalizie ed in questi giorni la città appare con la stessa immagine luccicante e multicolore che fa da sfondo a Una famiglia perfetta. Pagina sportiva, in apertura parliamo dei 3 punti in campionato nuovamente, finalmente, conquistati dal Perugia Calcio nella giornata di ieri. Ce ne parla Paola Costantini. Un sospiro di sollievo. Dopo 42 giorni di astinenza, il Perugia è tornato a riassaporare il gusto della vittoria in campionato. Allo stadio Curi, i biancorossi battono il Viareggio per 4-1, riprendono un po' di slancio in classifica e soprattutto riacquistano fiducia nei propri mezzi e nelle proprie potenzialità. Prima vittoria in campionato per il nuovo allenatore Andrea Camplone, ripagato della fiducia concessa a Ciofani, che lo ringrazia con una doppietta. Politano e Moscati, gli altri marcatori. Da segnalare anche la prestazione di Koprivec, il portiere del Grifo, si rende protagonista anche per il rigore parato al 49esimo del secondo tempo e il numero 1 biancorosso si oppone a Calamai. Una squadra ben messa in campo, quella vista ieri. L'attacco devastante del Perugia non lascia scampo agli avversari. Fabigno e Politano hanno fatto il loro dovere servendo ottimi palloni a Ciofani, che segna la sua prima doppietta stagionale. Era necessaria la vittoria per la classifica, per i tifosi, per il morale, ma per la squadra soprattutto. Ora però è importante tenere alta la guardia e pensare che la strada da seguire è solo questa. Dopo la giornata odierna di riposo, domani riparte la preparazione settimanale in vista dell'ultima trasferta dell'anno a Prato. Grande occasione mancata invece per il Gubbio Calcio per agguantare la vetta della classifica, ma incappa sul campo della Latina, che ora è capolista. Peccato per il Gubbio. Nello scontro al vertice della classifica, in trasferta allo stadio Francioni, avrebbe potuto agganciare e anche superare la diretta concorrente, il Latina. Niente da fare invece per i rossoblù, battuti dai padroni di casa per 2-0. Questa volta gli ogubini non sono stati in partita. Sotto nel secondo tempo, nel giro di 3 minuti, non sono più riusciti a reagire e ad impensierire l'11 dell'ex Pecchia. Al 25esimo il primo gol del Latina con una punizione dal limite di Burrai. Laziali che continuano a spingere sfiorano subito il raddoppio con Tulli che calcia in porta, ma Venturi vola e devia la sfera che colpisce la parte alta della traversa. Il gol è solo rinviato di poco. Al 28esimo cross da destra in area di Gerbo, Sandreani tenta l'anticipo ma segna un clamoroso autogol, Latina 2, Gubbio 0. Gli Umbri accennano una reazione ma non sono mai veramente pericolosi e i laziali accompagnano la partita senza correre pericoli. L'11 di Sottil al rientro dopo le 2 giornate di squalifica non riesce a pungere un Latina ben organizzato e prima della fine resta pure in 10 per l'espulsione di Bazzoffia per proteste. Il Latina stacca in classifica lo stesso Gubbio che scivola al 5° posto a quota 21. La formazione di Pecchia condivide invece la vetta della classifica con il Pisa a 24 punti. Credo la più brutta partita da parte nostra, sinceramente. Per esempio abbiamo perso Avellino, ma abbiamo giocato una gran partita e gli episodi ci hanno condannato. Faccio un esempio di partita esterna, assolutamente non intensità, poca fame. Il Foligno invece vince la sua seconda partita consecutiva battendo in casa il Chieti. Paola Costantini.
3 vittorie nelle ultime 4 partite, questa volta a cadere sotto i colpi dei biancazzurri e il Chieti, una delle formazioni rivelazione della stagione. Allo stadio Blasone decide il match il gol di Balistreri, che arriva al 6° minuto del primo tempo. Per gli ospiti c'è tutto il tempo per recuperare, ma i padroni di casa, pur soffrendo, gestiscono il vantaggio. All'11° gli abruzzesi cercano la strada del gol con Alessandro, che centra la traversa. Nel secondo tempo, al minuto 13, Gaeta viene atterrato in area da un avversario, ma per l'arbitro è tutto regolare. Al 43° ancora un'occasione per i falchetti, con Menchinella che solo davanti al portiere gli spara addosso la palla. Ancora una possibilità per il raddoppio del Foligno sui piedi di Costanzo, il cui tiro è deviato da un difensore. Fischio finale, altri 3 punti in classifica che consentono alla squadra guidata da Francesco Monaco di portarsi a metà graduatoria a quota 20. Sulla strada dei falchetti, ancora una compagine abruzzese, la prossima domenica trasferta a Teramo. Ed è tutto per questa edizione di TEF Channel News. Io vi ringrazio per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di giornata. Un saluto da Antonio Sanode, ilmeteo.it. Vediamo le previsioni per lunedì 10 dicembre, quando l'Italia si trova in una giornata di transizione. Ancora venti da nord sulle regioni adriatica e meridionale, con residui fenomeni sulla Puglia, sul Molise, sulla Calabria, sulla Sicilia, ma con tendenza a miglioramento. Gelate notturne diffuse al centro-nord, anche con meno 6, meno 7 gradi sulla pianura padana, meno 10 a 1000 metri, ma da ovest giunge una nuova debole perturbazione con dei fenomeni. Al nord peggiora dal pomeriggio sera sulla Liguria di Levante verso l'Emilia Romagna, con delle nevicate miste a pioggia fino in pianura sull'Emilia. Fenomeni però poco importanti, e poi neve a 600 metri. Al centro Italia vediamo delle piogge dalla Sardegna verso l'Alta Toscana, poi il resto della Toscana, l'Umbria, l'Alto Lazio, infine le Marche, quindi una debole perturbazione con neve tra i 400 e i 600 metri. Quindi un peggioramento che ci sarà nel corso del pomeriggio sera anche sulla Campania, sul Molise e sulla Puglia, dopo gli ultimi fenomeni, quindi sulla Puglia, sospinti da venti da nord, quindi una giornata di passaggio. Sul resto del sud invece migliora dopo le ultime nubi sul nord della Sicilia e sulla Calabria, in attesa di questo nuovo debole peggioramento, però il cielo comunque tenderà a essere più sereno.